Oltre 4.000 persone, fra le quali la maggior parte giovani studenti delle scuole elementari, hanno partecipato alla 18ª edizione del Mercatac, il mercatino delle bancarelle realizzate dalla scuola e dalle associazioni di volontariato del territorio. Alcune delle scuole che hanno preso parte all'iniziativa hanno partecipato allestendo le bancarelle in Piazza del Duomo, dove hanno esposto prodotti di ogni tipo. Pistoia è una città solidale, è una città accogliente, è una città che ha le sue migliori energie tra i ragazzi delle scuole e nel volontariato. Il Calcit propone ormai per la 18ª volta questo Mercatac, che è l'occasione di inverare tutti questi principi e fare della solidarietà qualcosa di fisico, come rappresenta questo straordinario abbraccio alla città, una catena umana che dice che nonostante le difficoltà che viviamo, la risorsa più importante di cui si dispone non si commercia, non si vende, non si compra, è appunto l'amicizia, anche nei confronti della città. Beh, una giornata meravigliosa, torna il Mercatac, che da sempre viene vissuto come un momento di grande abbraccio, quello che stanno facendo questi bambini alla città, un messaggio di grandissima solidarietà e amicizia, anche perché ricordiamoci che è un'iniziativa volta a raccogliere fondi per il reparto di oncologia dell'ospedale, che ha sicuramente bisogno, ma è bellissimo vedere questi bambini che veramente in uno spirito di grande amicizia e collaborazione percepiscono davvero la possibilità di fare qualcosa di concreto per dei loro compagni meno fortunati, e quindi le istituzioni sono presenti ma raccolgono a mani basse il dono che in questo caso la città fa alle istituzioni stesse, quindi davvero una bellissima giornata. A distanza di 3 anni dalla sua ultima edizione, la vera novità di quest'anno, dal titolo "Se vuoi un amico dona l'amicizia", in una Pistoia letteralmente invasa dalla gioia dei piccoli studenti, è stata la catena umana, un vero e proprio abbraccio a partire dalle 16 intorno alle prime mura delle città. Bambini, insegnanti, genitori e volontari si sono dati la mano formando una catena lunga 1800 metri nel segno della solidarietà. Le campane della cattedrale di San Zeno hanno quindi suonato quando le ultime 2 mani del cerchio si sono congiunte nel simbolico abbraccio alla città. L'obiettivo è stato quello di donare le strumentazioni all'oncologia interventistica dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Un'attività molto importante perché ci permette di trattare, di fare diagnosi e trattamenti per patologie tumorali in modo mini invasivo, e quindi siamo in grado di trattare tumori sia primitivi che secondari spesso inoperabili. Già 3 anni fa con il Mercatac del 2011 fu donato al nostro ospedale il sistema per la crioablazione tumorale, grazie al quale siamo tra i pochi in Italia a poterla effettuare, e siamo 3 centri in Europa, Pistoia, Strasburgo e Amsterdam. Il Mercatac è stato organizzato dal Calcit di Pistoia, il Comitato Autonomo per la Lotta contro i Tumori, con il patrocinio del Comune, della Provincia e dell'azienda ASL 3 e dell'Ufficio Scolastico Provinciale.